Salve a tutti. Questo video vorrei commentare con voi una frase. Poi vi dirò dove l'ho presa, anche se potreste già averla letta o sentita da qualche parte. Allora, evita quella che è falsamente chiamata conoscenza. Per prendere buone decisioni, dobbiamo basarci su notizie affidabili. E qua già mi fermo. Cosa vi ricorda questa frasetta? Continuo. Ecco perché dobbiamo essere molto selettivi e scegliere con attenzione cosa leggere. Non dovremmo sprecare il nostro tempo leggendo informazioni su siti non attendibili o notizie prive di fondamento che circolano tramite email o messaggi. A me sembra che stia parlando della questione spinosissima delle fake news, delle bufale, no? Spesso associate anche al complottismo, cosa che in molti casi è così effettivamente, no? Si parla di notizie affidabili, scegliere le fonti, siti attendibili, notizie prive di fondamento, magari che circolano con catene, insomma, a me sembra che stia parlando di una tipica frase, un tipico pensiero di qualche debunker di tipo Massimo Polidoro, qualcuno che parla, che si autoproclama divulgatore scientifico, sfatatore di miti e cose del genere. Una cosa del genere poteva essere presa tranquillamente da Butak o da Polidoro, dal sito del CICAP, qualcosa del genere. Sembra che stiamo parlando quindi di stare attenti alle sciocchezze che girano sul web. Che dobbiamo sapere, ecco, di chi fidarci, di chi non fidarci, se la cosa ha senso o non ha senso, verificare le fonti, insomma, sembrerebbe una cosa sensata, come dirlo, come devo dire. Allora, ma io continuo a leggere. Soprattutto è importante che evitiamo siti in cui gli apostati esprimono le proprie idee. Il loro unico scopo è distorcere la verità. Danneggiare i servitori di Dio. Ora, il resto lo lascio leggere a voi, tanto è un periodo molto breve. Questa è la scrittura del giorno di lunedì 22 giugno 2020, cioè avantieri, dal mio punto di vista, insomma. Non so voi quando vedrete questo video. Ora, questo è presa dal sito dei Testimoni di Geova. Qui non stiamo parlando di una persona, di un gruppo, cioè insomma di debunkers. Stiamo parlando, io stesso riprovo lo stesso linguaggio dei cosiddetti debunkers, dei divulgatori, sfatatori di miti, quelli che credono l'informazione corretta. Usano, cioè, è incredibile, lo stesso linguaggio loro. Sembra la stessa retorica della serie, ve lo diciamo noi. Cosa è vero, cosa non è vero? Perché in quando si dice questa cosa, si sta dicendo grosso modo che la ragione della tela da chi parla si fa finta di dire io ti insegno ad informarti correttamente, devi imparare a cercare da solo, a farti le tue ricerche. In realtà si sta dicendo che la fonte della verità te la dà lui. In questo caso è la Torre di Guardia, sappiamo benissimo che è una setta pericolosissima. E tra l'altro io vi metto in descrizione il link del video di Grazia Ricci, che non sa neanche chi io sia, ovviamente, la quale ha paragonato la società Torre di Guardia alla società immaginata da Orwell nella sua distopia in 1984, il suo famosissimo romanzo. E qui sembra che si stia parlando del famoso Ministero della Verità, cioè te lo dice Torre di Guardia, cosa è vero, cosa non è vero. E quindi qui Torre di Guardia sta dicendo agli adepti, guardate che solo e soltanto il sito jw.org è sito affidabile, esattamente come un Massimo Polidoro ti può venire a dire, guardate soltanto il CICAP ti dice la verità, soltanto che ne so,
i canali ufficiali di informazione, quando gli conviene a lui, non sempre la TV è veritiera, insomma, soltanto quelli che lui chiama i professionisti della verifica delle fonti, insomma. Cioè, devono dire cos'è vero, cos'è falso, perché è proprio a cercarti da solo, se proprio da solo a fare delle cacche di ricerche, ti ritrovi a credere nelle bufale. Quindi non basta, no? Che per esempio andiamo su ANSA, che se ANSA sbaglia, te lo dice il CICAP, te lo dice Polidoro, o te lo dice il debunker di turno. Persino quando una ricerca su PubMed, nonostante sia indicizzata sulle ricerche scientifiche, insomma, tra le ricerche scientifiche, te lo dice il debunker, te lo dice il divulgatore scientifico, cosa è vero, cosa non è vero. È un po' come la Chiesa nel Medioevo, o meglio nel Rinascimento, quando si è detto a Galileo, vedi che tu hai torto, te lo diciamo noi, Tolomeo lo dice da anni, tu stai dicendo una verità alternativa, e quindi è falso quello che tu dici. E la stessa cosa sta dicendo Torre di Guardia, quindi rendiamoci conto che queste persone stanno usando questo pensiero, questo modo di ragionare, questo tipo di ragionamento della Torre di Guardia. Non è molto diverso il mondo in cui viviamo da una cavolo di setta orwelliana come la Torre di Guardia, dove te lo devono dire loro cosa è vero, cosa non è vero. Guai a fare domande. Perché io se faccio una domanda posso anche sbagliare. Posso anche sbagliare. Ma se non posso manco avanzare un'ipotesi, fare una domanda, fare un'obiezione. Caspita, non c'è dialogo in questa circostanza, non so se è chiaro. E se le risposte sono poi confessionate, come succede. Tipo, io con i testimoni di Geova, se hai avuto questa esperienza, l'ho raccontato un sacco di volte. Cioè, i testimoni di Geova hanno proprio un libro, no? Che ragioniamo, che poi non è ragioniamo, ci sono tutte le risposte alle domande che bisogna dare. E poi questo io non lo sapevo, però all'inizio cosa succedeva? Succedeva che quando faceva una domanda a un testimone di Geova, lui non sapeva rispondere, diceva ti faccio una ricerca in tempo, e poi vedevi che la ricerca consisteva nel sito loro. Ora non te lo fanno con lo smartphone o con il cellulare, te lo fanno, no? Quelli non li ha inventati il diavolo, no, 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 non li ha inventati il diavolo, ma assolutamente. Steve Jobs era un santo, ovviamente. E quindi il problema grosso è che non è possibile avere opinioni, pensieri, discussioni. Questa è la terza via tra il debunking, no? I fatti con la F maiuscola e i complottismi che uno ci si inventa qualunque cavolata, è l'opinione, è l'argomentazione. Platone diceva dare ragione del proprio pensiero. Ecco cosa, qual è la differenza fra i cacchio di, come si chiamano, i sofisti, che dicevano tutto è relativo, e quelli che dicevano che c'erano delle verità assolute, quelli con il pensiero forte, tipo un Parmenide per esempio. Terza via è l'opinione, il dare ragione del proprio pensiero. Cioè, non so, mi sto riferendo, Platone non diceva così dell'opinione della gente, lui parlava di un'altra cosa, ma sto semplificando, è chiaro, no? Quindi, chiaro il messaggio, cosa vorrei dire? Sto dicendo che attenzione quando uno dice bisogna cercare le fonti giuste, bisogna, insomma, non c'è nessun criterio oggettivo. Non c'è nessun criterio, si tratta veramente di un principio di autorità. Quando si dice la fonte è giusta, la fonte è sbagliata, la fonte è affidabile, questa fonte è fake, questa fonte non è fake, insomma. Davvero, ci sarebbe gran bisogno che la gente avesse una formazione di logica, logica formale, no? Come minimo, per capire co cosa è logica e cosa è fallace. Pensa, boh, ognuno c'ha la propria logica, ma non è così. La logica è la logica, con quella poi si discute, non è che c'è la verità. E poi un sacco di cose bisognerebbe sapere, che non so nemmeno. L'università ho imparato pochissimo di quello che avevo voluto imparare, ahimè. Bisogna studiare come funzionano i mass media, come funzionano l'informazione, come funzionano un sacco di cose, cose che i complottisti non sanno, per esempio, no? E questo credono a qualunque cosa. D'altro lato, questo non vuol dire che dobbiamo affidarci all'autorità tradizionale.
Sembra che la scelta sia tra l'autorità con A maiuscola, che ci dà la verità con V maiuscola, tradizionale, e quelli che dicono qualunque cosa. La terra è piatta, le mucche volano. Ed è davvero difficile poi trovare una terza via, una terza strada, avere un pensiero proprio, provare a dire la propria opinione. Anche perché poi tanto ci sono comunque sia delle cose che non si possono dire, tanto è fake, tanto ci sono tante etichettature, tipo se dici questo sei sessista, se dici questo sei razzista, ce ne sono tante, no? E quindi poi si perde anche il significato quando uno è razzista veramente, magari non viene più presa sul serio questa cosa, ecco. Mi sono anche dilungato troppo. Per il momento è tutto, alla prossima.